Ciao, mi chiamo Giovanni Barba, ho 48 anni, nato a Lecce, vivo a Sub, ho tre figlie, anche nonno. Nel 2011 mi sono avvicinato al Movimento 5 Stelle e conoscendo il gruppo Salentino Unito con Beppe Grillo, dove comunque ho partecipato attivamente anche alla stesura del programma comunale. Tantissime iniziative e tantissimo impegno anche istituzionale, ho dato la mia disponibilità alla candidatura all'amministrativo a Lecce, candidatura alla lista della Camera dei Deputati nelle politiche. Penso alle iniziative come ZWPDC Puglia, Operazione Fiato sul Collo, Campagna Rifiuti Zero. Attualmente da 2 anni faccio parte del gruppo Meetup di Surbo, in cui nel 2013 ho avuto l'onore di essere il portavoce sindaco e insieme ai ragazzi, naturalmente saluto e abbraccio, abbiamo partecipato insieme alla stesura del programma comunale. Ci condivide insieme le lotte che tutti gli attivisti già conoscono, le lotte contro la mala amministrazione, la lotta contro gli inceneritori, per esempio ne abbiamo quella della Biosud di prodotti farmaceutici, la lotta contro un elettrodotto che ci attraversa sulla testa da Giorgi Lori a Surbo, un'installazione assurda di un'antenna di telefonia mobile davanti a una scuola materna e poi le tante richieste di proposte su rifiuti zero, streaming comunale mai ascoltato. Naturalmente l'impegno è sempre quello, settimanalmente, non ultimo, Sblocca Italia e Fuori dall'Euro per la raccolta firme. Che cosa dobbiamo chiederci? Che obiettivi possiamo porci? Gli argomenti sono tanti, sono veramente infiniti, ma da qualche cosa dobbiamo comunque cominciare. La Puglia deve essere espressione della sua vocazione, che è quella ambientale, paesaggistica, turistica, di tradizioni culturali e popolari. Penso a una regione a 5 stelle che crede in uno sviluppo sostenibile del proprio territorio, accrescere la capacità turistica, rafforzare l'economia locale con prodotti e marchi di qualità, valorizzare il patrimonio che noi abbiamo, storico e culturale. Le risorse ci sono e devono essere spese bene, in maniera virtuosa. Partendo dalla conoscenza del settore, sono un amministrativo, sono dipendente dell'Università del Salento, presso il Dipartimento di Ingegneria, sono responsabile amministrativo e tecnico di fondi, di progetti e fondi strutturali PONREC. Basti pensare che dal 2014-2020, appena uscirà la prossima tranche, alle regioni della convergenza arriveranno circa 2 miliardi e 400 mila euro, la Puglia ne fa parte, che riguardano fondi per la ricerca industriale, per lo smart city, per l'ambiente, fondi non destinati ovviamente solo alla Puglia, lì dobbiamo essere noi bravi con le nostre risorse umane a sviluppare progetti, a essere più competitivi rispetto alle altre regioni. Ad esempio nel settore ci sono obiettivi che sono molto importanti, come l'agrobio, la pesca compatibile, l'agroalimentare, trasporti e logistica, ambiente e sicurezza, fondamentale per il nostro territorio. Parallelamente a questo arriverà finalmente il piano rurale della Puglia 2014-2020, fondamentale per la nostra agricoltura e per il nostro territorio. Sono circa 1 miliardo e 700 milioni di euro che potrebbero consentire uno sviluppo di attività turistiche, di masserie sociali, di mercati locali a chilometri zero, tutte quelle idee che fanno parte del Movimento 5 Stelle stesso. Sono due interventi che possono cambiare veramente la faccia di questa regione, dando la possibilità di un lavoro che sia concreto e duraturo, perché altrimenti non andiamo da nessuna parte. Investendo in nuove figure professionali, recuperando quell'immenso bagaglio che i nostri, tra virgolette, vecchi artigiani e contadini. Portare a termine questi progetti che sviluppano il territorio significa anche in primis proteggere il nostro territorio. Io penso per esempio alle opere inutili come la TAP, che comunque andrà a distruggere da mare fino all'entroterra una zona tra le più belle del nostro Salento, che è la Marina di Melendugno, che per anni è stata bandiera blu del nostro Salento. Lo Sblocca Italia, che permette le trivellazioni in mare. Penso alla bonifica delle discariche abusive e non, e dei controlli delle falde acquifere, sullo stop al consumo del territorio. Si potrebbero elencare veramente tantissimi punti, ma mi fermo qui perché è sufficiente per comprendere lo spirito che il movimento ha e che cosa muove
uno è un portavoce a 5 stelle, cioè quello che comunque il lavoro deve essere quotidiano, deve essere impegnato sul territorio, un nuovo modo di fare politica, un nuovo modo di percepire la politica. Il mio impegno, qualora venisse eletto, sarà quello di attuare il programma Movimento 5 Stelle Pugliese punto per punto, cercando di creare quella sinergia tra portavoce e dar voce in consiglio regionale agli attivisti impegnati nel territorio, dando voce a quelle associazioni culturali, sociali, ambientali e a tutte quelle classi deboli che veramente hanno bisogno di un aiuto. Con questo io vi saluto e vi dico soltanto ciao a 5 Stelle. Yeah! Terra mia.